È una partita decisiva, è una partita decisiva, è una partita decisiva. Ci hanno preso a pallonate! A pallonate ci ha preso! Ci hanno umiliato in casa! Vergognatevi! Juventini di merda che difendete questo schifo! Voi vi dovete vergognare! Vergognatevi! Vergognatevi! Fate schifo! Che schifo! Che schifo! Che schifo! Vergogna! Dimettiti, Allegri! Da stasera tu ti devi dimettere! Finita sta cazzo di partita, tu ti devi dimettere! Sei vergognoso! Siamo riusciti nell'impresa di perdere la partita fondamentale con questo pseudo ormai allenatore che spero che sia agli sgoccioli! Spero che sia agli sgoccioli! Che ridicoli. Io penso che stasera si è toccato veramente il fondo. Ci stiamo facendo prendere per il culo da tutta Europa. Ci stiamo facendo prendere per il culo da tutta Europa. Ragazzi, non me lo aspettavo, ma no, di perdere in questo modo. Io penso che stasera la società debba dare una scossa all'ambiente, esonerando Massimiliano Allegri, con tutto il bene che ti vuoi, fuori dai coglioni. Per me, da stasera va data una scossa all'ambiente. Cambiare Allegri sarà giusto, sarà sbagliato. Per me, adesso purtroppo è l'unica cosa che puoi fare, perché questa squadra, se non dai una scossa adesso, questi non si riprendono più. Quindi, se vogliamo salvare ancora la stagione, bisogna cambiare in questo momento. Per me, lo dico, diciamo, a malincuore, perché per me non è solo colpa del mister, però è l'unico modo per dare una smossa all'ambiente. Quindi, ragazzi, poche parole, una partita come stasera la devi vincere assolutamente. Che succede? Sono andato ad attaccare dove vado? Ma finiamo più questa, mamma. Chi mo farla? Vedi anche lui con la Salernita nel regolarla. Vedi un po'. Poh, vedi un po' che aveva fa mocca a chi te muro. Quanto cazzo dobbiamo sopportare ancora tutto questo? Ditecelo, ragazzi, ditecelo. Quanto dobbiamo sopportare ancora? Quanto ancora dobbiamo sopportare tutto ciò? Io veramente non lo so, ragazzi, non lo so. I tempi cambiano in qualsiasi ambito. Lo stadium, ad esempio, no? Era un campo inespugnabile, è diventato un territorio di facile conquista. Ormai non mi stupisco più di vedere la Juventus che perde nel proprio stadio, che perde con estremo merito, perché tutte le squadre che ci vanno a giocare ormai non hanno paura di nulla. Allora, senza che mi arrabbio, perché non sto neanche a casa mia, quindi non voglio alzare troppo la voce. Però, caro Massimiliano Allegri, dopo questa prendi tutte le tue cose e vattene. Prendi tutte le cose, fatti le valigie e vattene, perché hai rotto i coglioni. Io non posso vedere più una squadra del genere che gioca in questo schifo di modo. Ma Allegri, ragazzi, Allegri, se volete salvarvi la stagione, Juventini, ve lo dovete cacciare stasera, perché Allegri ormai non ha più la cognizione del tempo. Allegri non è più capace di intendere e di volere. Ragazzi, io non so più cosa dirvi, vi dico la sincera verità, ho perso le speranze, forse sono stato veramente uno degli ultimi a mollare, uno degli ultimi a riservare ancora delle minime speranze nei confronti di questa squadra. Oggi Alessandro, portale bianconero, ha perso definitivamente le speranze, non so, getto la spugna, vedete voi come metterlo. Ogni partita, diciamo, la prossima partita va meglio, poi come al solito
la prossima partita non va meglio mai. Vi sembra che quello che abbiamo visto sia una prestazione da Juventus? Non so se tutto questo è vero o no. Se... sembra di vivere un incubo. Proprio una squadra senza anima, sottomessa in casa ancora una volta dal Benfica, che sinceramente... Ma Allegri è un allenatore? Cioè, punto di domanda, è un allenatore, è un pagliaccio da circo, è un personaggio messo lì, non so, un'immagine? Ditemi voi ragazzi, Juve 1, Benfica 2, buonanotte.